L'organismo umano contiene all'incirca 10 volte più microbi che cellule. La cute presenta miliardi di questi ospiti invisibili, nelle radici dei capelli, negli occhi, negli angoli della bocca. Ogni persona disperde da 60.000 a 200.000 germi ogni minuto. Un microbo si divide ogni 20 minuti, formando un esercito enorme di suoi simili. Questi batteri che si moltiplicano provocano gravissime infezioni, stafilococco, pneumococco, streptococco, causano infezioni protesiche, ortopediche, cardiache, cardiovascolari, setticemia, polmoniti. Uno dei problemi maggiori in ospedale è proprio la sterilità in sala operatoria. Proprio gli strumenti chirurgici perdono la sterilità immediatamente dopo la loro apertura. La contaminazione degli strumenti chirurgici cresce con la durata dell'intervento e con il numero di persone presenti in sala operatoria. Il valore del particolato sugli strumenti dovrebbe essere zero per garantire la massima sterilità, ma in realtà tale indicatore non viene quasi mai raggiunto, come si può vedere in questo filmato. Per persone anziane, immunodepressi o in presenza di materiale protesico, una carica batterica, anche molto bassa, è già sufficiente per causare un'infezione o il rigetto della protesi. Se il batterio riesce a raggiungere l'interno del corpo, entrando in contatto con il sangue, questo ospite può trasformarsi in un mostro, provocando infezioni gravissime per un paziente indebolito. Il costo di ogni infezione da protesi cardiache, dispositivi elettronici impiantabili, protesi ortopediche, eccetera, è stimato intorno a 50.000 euro, considerando i costi per revisione chirurgica, terapia, degenza, antibiotici e follow-up. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia, su 100 pazienti colpiti da infezione, almeno 3 muoiono. Complessivamente, le infezioni gravi uccidono quanto gli incidenti stradali e gli incidenti domestici messi insieme. Tool flusso laminare mobile. Il flusso laminare sterile diminuisce drasticamente il rischio di infezione. Il sistema è semplice ed efficace. Consiste in un tavolo strumenti dotato di un particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza, chiamata EPA. L'aria della sala operatoria viene aspirata dal flusso laminare mobile, per poi essere filtrata tramite un efficace sistema di filtri EPA, che pulisce la stessa aria dai batteri e microorganismi al 99,99%. In questo modo gli strumenti e il materiale protesico sono protetti e conservano la loro sterilità per tutta la durata dell'intervento. Il paziente è meno esposto ai batteri anche durante lunghissimi interventi e si riduce drasticamente il rischio di infezione intraoperatoria. Per rispondere alle diverse esigenze, a seconda del tipo di intervento, esistono diverse misure di tavoli strumenti. Il flusso laminare viene offerto come unità mobile o come unità pensile per proteggere sia gli strumenti che il campo operatorio. Tool mobile. L'aria ultrapulita è indirizzata sul campo operatorio, che in tal modo viene protetto dal rischio della contaminazione batterica. Il flusso laminare mobile raggiunge direttamente il sito chirurgico e gli strumenti senza trovare ostacoli, quali le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi, riducendo fino al 95% la carica batterica sul sito chirurgico e sul tavolo portaferri. Nella climatizzazione tradizionale in sala operatoria, l'aria filtrata dal soffitto viene ostacolata dalle lampade scialitiche e dalle teste dei chirurghi, e in questo modo la sterilità sul campo operatorio viene fortemente compromessa. In altre situazioni il soffitto dedicato alla filtrazione è troppo piccolo per garantire un'elevata sterilità del campo operatorio, degli strumenti e del materiale protesico. Anche nelle sale operatorie più moderne, con un grande flusso laminare montato sul soffitto, la preparazione degli strumenti avviene quasi sempre fuori della zona sterile, e in questo modo gli strumenti hanno già perso la sterilità prima del loro utilizzo. Il tavolo strumenti con il flusso laminare integrato, invece, protegge sempre gli strumenti e il materiale protesico indipendentemente dalla durata dell'intervento o dal posizionamento degli strumenti in sala operatoria. Il flusso laminare mobile rispetta anche la severa norma UNI 11425, che prevede un altissimo livello di sterilità per gli interventi di protesica, ortopedia, cardiochirurgia, neurochirurgia, oncologia, trapianti d'organo e per tutti gli interventi complessi di durata superiore
ai 60 minuti. La norma UNI 11425 prevede un altissimo livello di sterilità pari alla classe ISO 5 per il tavolo operatorio, il tavolo porta strumenti e il deposito sterile. I valori di particelle con il flusso laminare TUL sono sempre al di sotto dei limiti della classe ISO 5 anche nei momenti di più intensa attività. La copertura sterile con codice a barra garantisce la massima sterilità, ma permette anche la tracciabilità del sistema per la medicina difensiva. Il sistema TUL offre un flusso d'aria ultra pulita per la sala operatoria a una frazione del costo dei dispositivi tradizionali, montati a soffitto, per adeguare le sale operatorie alla normativa ISO 5. L'unità mobile TUL può essere trasportata ed installata in qualsiasi sala operatoria in soli pochi minuti senza interferire con il sistema di ventilazione preesistente. È anche un sistema ideale per la chirurgia ambulatoriale, chirurgia estetica, oftalmologia, iniezioni intravitreali, eccetera. Diversi studi svedesi e italiani hanno confermato che la contaminazione batterica nei punti critici della sala operatoria è stata abbassata significativamente con questa tecnologia. Ciò ha comportato una drastica riduzione del numero delle infezioni in sala operatoria dopo interventi chirurgici. Il chirurgo e il suo team si possono fidare della sterilità degli strumenti e del campo operatorio, anche durante lunghissimi interventi. Il paziente è meno esposto al rischio di contrarre infezioni di batteri multiresistenti, per i quali esistono ormai solo pochi antibiotici efficaci e costosissimi.